sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Arriga Monticeppi, va in scena il super match della 31esima giornata nel girone A di Serie C. L'Ecco che riceve la visita del Pordenone, i bucelesti con un grande colpo d'occhio allo stadio, 2400 persone, tanti tifosi in curva nord, grande coreografia. Un minuto di silenzio per le vittime della strage di Cutro. Arbitra il signor Fabrizio Cavaliere di Paola. Il Lecco vuole la rivincita dopo la sconfitta pesantissima dell'andata. Bellissima la coreografia dei tifosi blu celesti per cercare di dare la spinta alla squadra di Foschi. Entrambe vogliono tenere il ritmo delle prime là davanti, Prosesto e Feralpi. Foschi sa che è una partita difficile anche in virtù della grande difesa del Pordenone, solo 27 gol. Fino a questo punto Lepore sul calcio di punizione al settimo, la palla scende all'ultimo, Festa è costretto a metterci il guantone in angolo. Dall'altra parte al dodicesimo Burrai dal calcio d'angolo. E poi il colpo di testa di Palombi che non trova la porta da posizione favorevolissima. Attaccante del Pordenone. Venone che ci prova ancora, conclusione strozzata questa volta, sempre del Pordenone. Zuccon replica, tiri da fuori perché gli spazi sono molto chiusi, ma non inquadra anche in questo caso lo specchio della porta. Muscagin il velo, poi la conclusione di Pinato e qui Melgrati attento. Nella ripresa ancora un tiro da fuori, Melgrati è costretto a mettere i guantoni. Pericoloso il Pordenone sotto la curva nord che regala spettacolo, quello che non si vede però in campo. Lepore ancora sul calcio di punizione e ancora Festa a dire di no. Le migliori occasioni dell'Ecco arrivano da calcio piazzato, un sparuto gruppo di tifosi dal Friuli. In curva sud, 60esimo. Spiove la palla in area, si salva la difesa dell'Ecco, bravo Enrici. Sessantasettesimo, la palla rimane buona, scivola Enrici. Attenzione, c'è il tentativo di conclusione, poi si salva ancora Melgrati sulla conclusione di Palombi. Grande pericolo, lo vediamo. C'è un primo tentativo di conclusione, poi Palombi, bravissimo Melgrati. Una panchina Mirko Stefani che ha sostituito De Carlo. Attenzione a colpo di testa di Bonino, entrata dalla panchina. Settantesimo, difficile anche questa soluzione acrobatica in stacco aereo. Non inquadra la porta, calcio d'angolo al 78esimo. Colpo di testa alto del neoentrato Magnaghi. Canta la curva nord che sostiene fino alla fine la squadra di Foschi in una giornata non proprio eccezionale dell'Ecco quest'oggi. Tentativo ottimo qua di conclusione da parte di Pinato, la palla che non va lontana dall'incrocio dei pali, prende un giro particolare. 93esimo, conclude avanti il Pordenone, meglio nella ripresa rispetto all'Ecco, e c'è il grande rischio davanti a Melgrati. Battistini salva tutto e poi ancora, ma qui gioco fermo sulla seconda conclusione. Si salva il Lecco al 93esimo, finisce così, finisce 0-0, la Feralpi Salò ringrazia, mette la freccia e allunga là davanti.